Bella a tutti ragazzi, sono Mirko, bentornati su Gameplay Channel su Subsistence. Come sempre multiplayer con il cazzaro di videogiochi, eccolo qua. Hola. Eccoci con l'accetta in mano, ovviamente il corsaro dormiente. E abbiamo anche una nuova aggiunta, come vedete, il buon Snake, che è venuto a darci una mano. E nella settimana che io non c'ero a Torino, ragazzi, hanno fatto dei lavori immensi. Perché guardate qua, beh, intanto ho fatto il riciclatore che appunto ci dà massa in cambio di legna, giusto? Sì. Come avete detto, ok. Poi la workbench, così finalmente possiamo farci granate, le frecce potenziate, possiamo farci anche l'upgrade alle armi. Penso... I soldi? No, esatto. I soldi. No, quelli purtroppo no. Poi hanno fatto un piano di sopra e praticamente stanno dividendo con varie casette dove poi verranno i letti. Stile spiaggia. Esatto, sì, bungalow da spiaggia, bellissimo così. Che spettacolo. E poi hanno fatto praticamente, vedete che io ho quel pallino bianco giù in fondo e ce n'è, ecco là un altro. Praticamente sono degli avamposti che hanno creato e effettivamente è un'ottima idea perché diciamo sono dei monolocali praticamente con cos'è, una sola foundation o due? Sì, una foundation, una foundation, un muro per adesso. Sì, una foundation, un muro, la, diciamo la base, la, esatto, che praticamente ci dà 500, quindi una di queste messa in ogni, avamposto, esatto. E che la BCU ci permette così di craftare le cose senza sprecare la corrente qua. Neanche quella è molto comoda, infatti qua ne hanno messe due perché così... Quando si è in giro si vedono i due pallini, diciamo, molto ravvicinati, si riesce a distinguere la base principale rispetto a, ai due avamposti. I pannelli solari, scusa. Ah, è vero, e poi il pannello solare, vero che devo... Aspettate, ecco, lo faccio vedere da sopra, facciamo un giro di qua. Vai sopra il tetto così, sì. Ok, hanno messo qua le scalettine, da qua si sale sul tetto, abbiamo il nostro bel pannellino solare. Ah, eccolo qua. Per adesso uno, poi vabbè, volendo si possono fare tra l'altro i vari upgrade. Sì, che comunque abbiamo certi materiali sono un po'. Sì, alcuni materiali sono un po' un casino da, da reperire. E comunque, vabbè, dai, direi che. Che si sta procedendo bene. Come avete visto, abbiamo anche fatto la maglietta. Così siamo un pochino più riparati rispetto a prima. Anche dal freddo. Bravo. No, comodo anche perché appunto forse proprio nel nell'avamposto dove sto andando io c'è anche una cassa, quindi è anche comodo perché così se appunto uno magari è agli sgoccioli con la salute come me, sta magari morendo di fame. Spera di trovare qualcosa. Esatto, c'è una cassa o nella speranza di trovarci qualcosa, se no uno ci butta la roba dentro e quantomeno... Male. Ecco, ah no, questa sono... Cavolo, sono andato in quello senza cassa, vabbè. Vabbè, comunque... dopo bisogna farlo anche lì. Sì, poi... La... poi magari una cassa la facciamo. Tanto per fare la cassa... Ah beh, i chiodi, tre corde, sì, non ci vuole neanche tanto. Chiodi ne abbiamo quantità industriali. Ah sì, vedi, chiodi, quelli non ci mancano, di certo. L'unica cosa che troviamo. Li troviamo anche sulle cassette quelle mediche. Quindi... sì, sì, è vero, chiodi ormai ovunque. Ovunque ce li regalano. Se trovo qualche altro minerale prima di schiattare. No, no, vedo bene, vedo bene. La cassa di legno, cosa ci sarà? Chiodi a profusione. Ma comunque se vuoi le borracce che non spawn, che non la perdi, tipo. Sì. Basta che le metti dentro il fuoco. Ah, lì non le perdi? O le hai dentro l'inventario nel slot rapido oppure sì. Le metti nel fuoco e non despawnano più. Ah, questa è una bella cosa. Ecco, questo è l'altro avamposto con la luce che è sempre accesa perché tanto vabbè consuma poco e appunto con la cassa con già un po' di roba dentro che magari ci può tornare anche utile. Allora qua c'è anche un'altra gallina. No vabbè, fa mangiare l'orso. Gallina, prendi stagione. L'orso, ti lascio vivere, corri dietro all'orso. Corri dietro all'orso. No, se vuoi possiamo catturare un orso, due colpi di fucile, possiamo di fucile a pompa. Mm. Se vuoi possiamo farci un orsetto lavatore. Sì, anche. Proviamo. Proviamo con Lupoz. Guarda come snappa. 3, 2, 1, via. E che cavolo. Posto. Vediamo.
Sono io. Ah, ok. Non mi compare. Ah, io ti vedo farlo a un metro di distanza. Sì, come io lo andrò. C'è una carne, sì, un antidoto posso farlo. Ma perché io non vedo le cose che vedi tu? Perché io ho il dono. Cioè, le casse sì, ma i minerali no. Non so perché. Perché ho il dono io. Sei il prescelto dei metalli. C'è un livello 3, ce la facciamo? Sì, infatti ho visto. Livello 3. Occhio. E io da qua non faccio niente. Aspetta. Sei già alzato in piedi, aspetta, Mirko. Sì. No, sono dietro di te. Io mi riparo dietro di te. Allora. Che ce l'hai più grosso. Ma che battutine. Contatto. Cioè, oddio. Vado io. Oddio. Posto. Io sono svuotato un caricatore addosso per nulla. Ce l'hai la benda? Ce l'ho io, se no. Dammela. Lancia. Dove sei? Qua? Ok. Aspetta. Tieni. Buono, ho due antidoti. Ok, dietro di te. Vai. Sperando che poi dopo neanche una badilata. Esatto. Abbiamo di nuovo tutte le infezioni. Prendiamo la cassa qui, Mirko, e poi andiamo a fare sta carne, perché ho paura che poi non ci sono. Due casse ci sono, uno scrap metal forse, se vedo bene. No, io ne ho visto una cassa. No, io qua ne vedo due. E allora decidetevi, una o due. E una poco più avanti. Qua e una qua. Qui la cassa delle scarpe. Era qui la tua base, Mirko, più o meno. Sì, più o meno sì. Sì, quello che ho fatto in single player. Perché c'ho l'albero che avevi, l'albero quello grosso. Sì. No? Dov'è, Mirko? Qua. Trovate delle erbe, che dopo qua io le fa, uso tutte, erbe? Perché se no non... Ma le erbe ci sono? Finisco tutte. Finisco queste e dopo non ce ne sono più. Ma quali? Quelle verdi? Quelle dell'acqua con la carne, non so perché alcune volte che allora un antidoto usa e finalmente mi è scomparsa l'infezione. Corsaro, vieni a prenderti l'antidoto, così è dentro la prima cassa. Abbiamo anche un altro orso proprio qua vicino alla base. Non abbiamo proiettili del pompo. Un orso nero livello 1. Ok, un coniglio l'ho preso. Troppi. Allora. Ok, l'orso. Oh, cacchio, c'è un orso, via. Le. Vuoi farli te, Mirko, intanto? Cavolo, c'è un metallo qua e mo non c'ho il piccone. Ma porca miseria, mo che vedo i metalli. Sono. Dove sei? Mo è un casino. Dove sono? Boh. Dove sono? C'è le basi. Guarda quasi No, uscendo dalla casa, sempre dritto, leggermente a destra. Spostato leggermente a destra. Vicino alla all'arco di mi sembra più un po' più avanti, un pelino più la avanti, la base sospesa. Ecco, ti vedo. Eccoti qua. Ok, vedo un essere che salta come un stecco di legno. È una roba assurda. Ed ecco i due pigioncini che si sono ritrovati, che saltano come due ebi. Esatto. Allora, io lo vedo qua. Adesso però bisogna vedere se tu lo vedi. Io lo vedo qua. Fatti dare il piccone se non lo vedi. Lo vedi? Qua sopra. Senti i passi di Mirko. Sì. Leggeri. Sì. Come una ballerina. Tieni, Mirko, dopo fai i letti, così vediamo se si è ricaricato. Allora, metto a cuocere un po' di roba perché c'ho due conigli e una gallina. Vai, continuiamo. Allora, qua metto i due conigli e qua mettiamo la gallina. Non so se sia peggio la notte di Seven o questa. Gameplay, chef. Ecco, anche i nostri letti, così possiamo dormire vicini. Vicino. Voglio stare vicino. Allora, dopo. Qui ne ho altri 20 di.
Allora, vado a prendere un po' di, voilà, di erbe che... Ah, che belli. Che mi sta andando. Faccio tutto. Due casse. Magari anche un paio, che se una la vogliamo mettere sopra, volendo. Però ne faccio tre. Abbondiamo, dato che abbiamo servire... materiali. Sì, tanto. Tanto, sempre. Tanto, e l'unica cosa che troviamo sono i chiodi e il legno. Esatto. E le... sarà poi anche da rinforzare tutto in metallo. Mazzo. Anche quello sarà facile, sì. Sì, molto. Anzi, lo carico così. Ma che palle sto orso. Cioè, abbiamo sto orso vicino alla base che inizia un po' a rompere. Non so se vogliamo farlo fuori. È livello 1 e là. Va bene, allora prendo il fuoco. Ah, devo riprendere la pistola. Mo gli svuoto un altro caricatore da morto. Prendiamo colpo. Aiuto. Sei qua? No, sono là. Aspetta. Mirko. Signor Mirko, cosa sta osservando la cassa? Ok, no, sto mettendo dentro un po' di roba che se si sa mai che schiatto. Salve orso, è entrato in casa. E mo ce l'ho dietro, mi batte sulla spalla. Salve, cercava me. Eh sì, è quasi dietro. Non sì, perché era qua. Ehi, basta, 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 fermatevi. Massacrato proprio. E sì, era proprio qua, e tra un po' c'entrava in casa per davvero. No, stavo venendo a prendere i pomodori. Una carne sola. Solo una, sì, di livello 1. Provo a comprare un spawn point, vediamo come funziona. Sul letto quello della finestra lo compro io, provo. No. Volevo pigliarlo io. Ormai. Due, sì, me ne ha dati due, però mi sa che spawniamo tutti. Ah, perché almeno... probabilmente. Quindi bastava solo un letto, dici? Alla fine. Vabbè, tanto. Ti ha regalato gli spawn point, mi sa che. Vuoi che dire? Io l'ho comprato, quindi. No, sono ritrovato la porta in faccia. Ok. No. Lo smettiamo? Porta in faccia a tutti. Come si spacca la porta? Dopo si spacca la porta. Salta via. Ecco a voi i selvaggi. Esatto, prove, speriamo. Va bene, sì. Allora ragazzi, dai, anche per oggi un po' di cose le abbiamo viste. Beh, intanto faccio i complimenti a loro che comunque hanno, insomma, fatto un bel po' di roba in mia assenza, quindi lei bene. Io faccio vacanza, così poi non so, dormire su quel bastoncino lì è pericoloso. Non oso immaginare che anche col resto. No, a me non mi freghi, Un orso la forma. Tra. Magari una supposta luminosa, un nuovo tipo di una novità. Esatto. Va bene ragazzi, allora dai, come sempre ringrazio il Caxaro dei videogiochi, ovviamente andate a vedere il suo canale per vedere insomma la sua visuale e quello che ha visto lui, quindi mi raccomando andate a vedere il suo canale. Ringrazio ovviamente Corsaro e Snake, anche se è dormiente, poi sicuramente lo incontreremo nei prossimi gameplay. Gli infiliamo un paio di questi. Dobbiamo provare un po' di bastoncini, come funziona. Di Capitan Findus. Esatto. Quindi come sempre ragazzi, mi raccomando, forza con i like, non ve li scordate, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Ciao belli. Ciao.